Ci siamo, oggi è il Cucina Day, oggi arriva e proprio per accoglierla in grande stile la Vale ha dormito qua, Jimmy ha rispolverato il suo amatissimo air track, che gioia E ora siamo pronti a far colazione, ovviamente impiattamento alla Vale, cioè sistemazione alla Vale, perché figurati ero tipo ok mangiamo, no. E tra l'altro guarda qua, abbiamo il mio porridge molto bowl. Mindful, cos'ha molto, aia scusa, concediti qualche volta la libertà della lentezza, ecco perfetto. Dai. Tra 10 minuti arrivano i montatori ma va bene, non c'è problema, lenti tutto ok. E anche la Vale yogurt bowl, perfetto, buon appetito, buon appetito, arriva la cucina. Ci siamo pronti. Abbiamo svuotato tutto, adesso manca solo il frigo che spostiamo all'ultimo. Abbiamo spostato di qua, che è andata molto lontano. E ora siamo pronti, ragazzi. Say goodbye and let's go. Hanno scaricato tutto. Una vita immersa negli scatoloni. Però in teoria tutto questo, in teoria perché mi sembra un po' dura, diventerà la cucina. Qui questo vola da qualche parte, lo faremo sparire e qui comparirà puff, la cucina. La cucina. È anche arrivato il piano. Guardate che meraviglia! Quindi, mentre montavo la cucina, vi dico che noi abbiamo sempre avuto il tavolo per tipo lavorare lì dove adesso c'è quella che era la nostra cucina provvisoria, però è un angolo molto buio. Quindi adesso abbiamo deciso di questo tavolo verrà smantellato e messo qua dove andrà via tantissima roba qua sotto, quindi diventerà il nostro social table provvisorio. Lì rimane vuoto perché tutta la cucina ovviamente va in cucina e abbiamo portato su il tavolo nel soggiorno slash fitness area, quindi ora sistemeremo un secondo, però è molto bello perché abbiamo ora finalmente l'ufficio e io posso non stare più per terra, meno male, e abbiamo l'ufficio qui in soppalco che è molto molto luminoso, decisamente bello qua, stare qua è bellissimo, c'è veramente luce tutto il giorno. E in realtà noi qui vorremmo mettere un divano, ma non so, vediamo. È venuta Anna a fare la supervisione dei lavori e cura il montaggio, che Anna è la nostra interior designer. Esatto, anche perché più di supervisionare il montaggio non me lo lasciano fare i ragazzi, non ho capito perché, ma non si fidano a darmi un cacciavite in mano, forse giustamente, me la cavo meglio con il resto, diciamo. Anna infatti è colei che ha studiato tutto questo ambiente, dalla cucina a poi vedrete anche tutto il resto, le armadiature eccetera, ma volevo presentarvi la nostra interior designer che ha pensato a tutto il Bloom Lab, la cucina meravigliosa. Adesso io non vedo l'ora di scendere a vederla, anch'io non vedo l'ora di vederla completa e poi sono stati mesi intensi di col, pensate che oggi è il primo giorno che ci vediamo dal vivo, però ci siamo visti e ho detto aspetta ma è la prima volta, no, perché effettivamente bene, sono molto contenta di averti trovata, è stata veramente una luce in questo percorso perché è stata veramente tosta. Anche perché è bello lavorare a questi progetti trasversali nuovi anche, no? Questo bellissimo, concetto di casa ma anche lab dove poter sperimentare nuove esperienze, poi tutta questa filosofia. Quindi quando verrete al Bloom Lab e vedrete la bellezza della cucina e tutto l'ambiente, sta merito tutta la sua testa. Noi continuiamo ad andare con i lavori perché è lunga. Piena fase di costruzione. La Madonna, Jimmy,
il tuo sogno, tutte queste cassette, hai visto? Cassette degli attrezzi. Stiamo costruendo tutto. Costruendo tutto. Questo piano ha questa rotellina a calamita che serve per i comandi. Quando lo andiamo ad accendere, lui si attiva tutto, si accende in base al fuoco che vogliamo, su cui vogliamo lavorare. Esercitiamo una pressione e ruotiamo. No, vabbè, geniale. La temperatura sì. Esatto, quindi parte la cappa in automatico, perché la cosa bella è che la cappa è in sincrono con la potenza che scegli, la quantità di fuochi che scegli. È stata una giornata lunghissima, soprattutto per i montatori santi, ma ragazzi, sono stesa sul nostro nuovo piano dell'isola! Questa sera ormai è tardi e domani ve la faccio vedere, ma è finita. Domani ve la faccio vedere tutta. Vi giuro, io mi metto lì davanti, la guardo e dico non è vero. Dicimi che viene a dare i pizzicotti, madonna. Che sogno. Che sogno. Bene, ora sono le 10, noi pensiamo di cenare sull'unico elettrodomestico funzionante. Lo testiamo subito, il piano cottura a induzione. Con la cappa integrata. A domani. Non so se dormirò nemmeno stanotte. Secondo me stanotte ti sento spesso. Secondo me stanotte tipo... È la stagione dei cacchi. Visto che arrivava la cucina, sono due giorni che non lavo i piatti. Ci sono ciotole ovunque in giro per casa. Ma adesso è veramente ufficiale, ufficialissimo, perché questa mattina hanno completato gli attacchi. La cucina è terminata. È finita! Ed è stupenda. Guardate che meraviglia, che meraviglia. Ma soprattutto, ragazzi, c'è un lavello con acqua corrente e soprattutto una lavastoviglie. Non solo, la lavatrice e un fornello che ha più di un fuoco, o meglio una piastra con cappa integrata. Yes. Quindi ora, first thing first, piatti. Avviamo il lavaggio e sistemiamo finalmente questo casino. Sì. Mamma, come siamo? Io e te stiamo proprio bene insieme. Guarda come siamo belline insieme. Già messe due piantine. Nella mia cucina. Ginola. Siamo bene insieme. E tra parentesi, guardate questo vaso. Però signorina, l'ho dipinto io. E infatti c'è il mio logo. Sì, è stata brava. L'avevi notato? Sì, ovvio. Okay. Madonna, vai. Conoscerò quel logo. Vai. Amica del mio cuore. Oddio, quanto mi sei mancata. Ti amo già. Let's go.
Iniziamo quindi da una delle cose che amo di più al mondo: mettere in ordine, vedere pulito. Aspetta, in cucina. In cucina. Cucina è il mio regno, il resto della casa. Ma la cucina, poi soprattutto con questa cucina, sarà stupendo. Ci siamo, abbiamo raccolto tutti i nostri scatoloni, sacchi, borse che abbiamo fatto. E questa è solo cucina, dispensa, piatti, bicchieri, di tutto, di tutto. Beh, io è praticamente me. Ah, aspetta, non ignorerei questa zona. Cioè, ovviamente quello che un pochino abbiamo usato e quello che c'è qua sul piano, ma soprattutto si è liberato un passaggio. Io ho caldo. Wow. Adesso dobbiamo un po' rassettare tutto, sistemare, ma cioè si è praticamente dimezzata la roba, cioè abbiamo una quantità di robe per la cucina, è il mio mondo, quindi si vede. E basta, con questo sfondo, anzi dai no, con questo sfondo io vi saluto perché ci attendono dei giorni belli impegnativi per sistemare tutto. E aspettatevi ovviamente il kitchen tour dove vi faccio vedere tutto, vi parlo di tutto perché ci sono tantissime cose da dire e tanti video da produrre. Ci vediamo nel prossimo video, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ciao ciao!